sponsored by Costa Marina, restaurant e wine bar, appartamenti per vacanze a Peschici Gargano, www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store, oleodinamica, pneumatica, automazione, ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Sciabulecco, Japanese Fusion Restaurant, sciabulecco.com. Allora, buongiorno a tutti, abbiamo chiesto anche noi questa conferenza stampa ovviamente per presentarvi i nuovi giocatori che fanno parte del Calciolecco. Come vedete è inutile elogiare il direttore sportivo, l'ho già elogiato altre volte, però siccome sapevo che c'era un po' di timore, di paura tempo fa, non si muove nessuno, come vedete devo dire che il nostro direttore si è mosso veramente bene e anche velocemente. Certo, i primi 15 giorni ha sondato il terreno, ha cercato di capire, perché chiaramente non voleva sbagliare, non volevamo sbagliare neanche noi. È chiaro che il campo dirà la verità, però è pure vero che un giocatore conosciuto viene un po' studiato, viene un po' si cerca di capire cosa ha fatto nella carriera, e quindi il direttore, devo dire, poi è arrivato alla conclusione. E come vedete, eccoci qua. Quindi io vorrei presentarvi subito Khedira, che è qua sulla mia destra, felice di essere arrivato a Lecco, mi diceva ieri che è contentissimo, e quindi grazie ancora al direttore Filucchi. Poi abbiamo Agostinoni, che l'abbiamo inseguito invece per un po', si faceva, non si faceva, non riuscivamo, c'erano dei problemi burocratici, non burocratici, e poi il direttore Filucchi l'ha spuntata, credo, all'ultimo secondo, all'ultimo giorno al calciomercato. Quindi gli diamo il benvenuto come Calciolecco ai nostri ragazzi, sperando e credendo che ci diano una grossa mano. L'obiettivo nostro lo sapete qual è, e quindi ci servivano loro e ci serve ancora il loro aiuto. Sì, ha già detto tutto il direttore, lo ringrazio per le belle parole, sempre, sempre belle nei miei confronti. E posso solo aggiungere che siamo molto contenti oggi di essere qua a presentare Giuseppe Agostinoni e Walid Khedira, che sono dei giocatori che, appunto, come diceva, abbiamo seguivamo da tempo. E Giuseppe lo conoscete, una carriera molto importante in categoria con grandi squadre, conta più di 100 presenze con il Foggia, poi la bella esperienza con la Virtus Francavilla e con l'Alessandria, quindi qui rincontra il mister e siamo contenti che sia qua con noi, perché ci può dare una grande mano. E Walid, ragazzo giovane ma talentuoso, classe 98, ragazzo che è stato acquistato dal Parma l'anno scorso, quindi dopo due bei campionati con la San Giustese in Serie D, in cui ha fatto vedere tutte le sue belle qualità, quindi siamo contenti che sia qui oggi. E lascio la parola a voi per tutte le domande, ragazzi, per le risposte. Grazie. Prego Marci. Cominciamo con Walid. Giovani e belle speranze, si dice, no? Quali sono i tuoi colpi, quali sono le tue caratteristiche migliori e come ti senti di poter aiutare questo Lecco? No, sicuramente sono un giocatore molto forte fisicamente, essendo forte fisicamente ho anche una buona velocità, quindi posso sfruttare le mie progressioni dietro in profondità, dietro le difese avversarie, per aiutare assolutamente e certamente questa squadra. Sono veramente molto contento e molto felice di essere venuto qua, appunto. Diciamo che quando è affrontato con l'Arezzo, è affrontato il Lecco, hai mostrato buone qualità, l'andata da titolare, una bella battaglia con Merlisala, e al ritorno hai dato una mano, insomma, entrando e schiacciato un po' la linea difensiva del Lecco verso la porta, e poi da lì è anche nato un po' il gol di Gori. Ti chiedo, vero che l'Arezzo comunque avrebbe voluto tenerti, e scelto tu comunque, anche vista che hai un'età giovane, quindi devi giocare, e giustamente hai scelto di venire qua, insomma, per avere un po' più di spazio?
Certo, a Arezzo mi sono trovato benissimo sia con i compagni che con l'ambiente, però essendo appunto, come dice lei, un giocatore giovane, ho bisogno di giocare e voglio far vedere tutte le mie qualità, tutta la mia potenzialità, e appena c'è stata l'opportunità e la chiamata del direttore di venire qua a Lecco, sono stato subito felicissimo, ho detto subito di sì, perché il progetto, poi l'ambiente mi piacciono molto, quindi sono veramente felice. Cambi sistema da 4-2-4, 4-4-2 con Cutolo di supporto, passerai a un 3-4-3, 3-4-2, non cambia poco, da punta centrale unica, mister Agostino chiede la punta centrale molto lavoro anche spalle alla porta, che è qualcosa che sostanzialmente hai già fatto per insomma liberare Sì, no, infatti parlando sia con il direttore che con l'allenatore mi hanno detto queste idee, io sono stato subito entusiasta perché le mie caratteristiche appunto portano a farmi fare delle belle prestazioni, delle partite sia a livello personale ma sicuramente anche a livello di gioco di squadra, perché venendo incontro magari tenendo la palla o andando in profondità si liberano altri giocatori, e con le qualità che comunque sto vedendo di questi ragazzi sicuramente faremo bene. E l'ultimo, almeno per me, si è parlato tanto prima del tuo arrivo del passaggio di una squadra di giocatori dalla Serie D alla Serie C. Hai giocato molto in questa nuova categoria, hai fatto insomma parecchie presenze. Come hai approcciato il professionismo e che differenza magari hai riscontrato anche tu? No, sicuramente all'inizio, quando passi dalla categoria inferiore a quella superiore, hai un po' il timore di non essere, cioè di trovare difficoltà, mentre io questo passaggio non l'ho sentito per niente. Sin dall'inizio con l'Arezzo, quando facevamo le amichevoli, facevamo il precampionato, sono stato sempre tranquillo, ho giocato sempre le mie partite al meglio, fino ad adesso che comunque mi trovo alla grande, non sento questo passaggio. Che giocatori conosci del Lecco? Hai avuto qualche ex compagno oppure comunque li hai conosciuti giocando contro? Allora, non ho nessun ex compagno, però ti dico sinceramente, sono stato qua un paio di settimane fa, no? Sì. Abbiamo giocato contro e mi sono piaciuti veramente molto perché hanno fatto una grandissima partita, e un giocatore che ho visto particolarmente, che mi è piaciuto molto, è stato appunto Strambelli, perché ha fatto delle giocate che non è per elogiarlo, ma non sono di categoria, ecco, quindi spero che mi ci troverò, cioè sono sicuro che mi ci troverò bene, perché comunque tra i tagli dietro le spalle lui la palletta la rimette bene, quindi sono sicuro. Ok, perché dire a posto? Diciamo la persona maestro Giuseppe, prego Marci. Allora, è stato il tuo rientro quello di Monza dopo un po' di inattività, però ti sei sempre allenato molto bene. Io poi sapevo di te perché parlavo con Guido Ferraro che mi diceva tutto di te, perché sei allenatissimo e pronto. Sì. Quanto ti ci vuole però entrare a ritmo partita? Ma io penso che per un giocatore come me, che comunque ha più di 250 partite in questa categoria, dove ho fatto 10 anni i playoff, è tutto un fatto mentale, perché come ha detto lei mi sono sempre allenato al massimo, poi è normale che il ritmo partita te lo dà giocando, però penso che nel giro di due partite massimo posso acquisire la condizione ottimale. E poi il fatto di lavorare di nuovo con Mister D'Agostino mi consente di accelerare il mio percorso di inserimento, quindi è una cosa fondamentale. Come premessa ringrazio sia il direttore generale che il direttore sportivo che mi hanno permesso di venire in questa società, perché anche se è il primo anno di professionismo, però ha una storia importante dove comunque mi sono documentato, ho fatto 3 anni di A e 11 anni di Serie B, quindi è un club storico, e quindi per me è un motivo di orgoglio. Poi in questo campo ci ho già giocato 10 anni fa, quando il Lecco era in Lega Pro, ho giocato con il Foggia, e quindi anche la piazza mi ha particolarmente colpito, perché sono dei tifosi caldi e rispecchiano diciamo il club importante, quindi
ricollegandomi al discorso di prima, secondo me il percorso di crescita, di inserimento nella squadra non avrà un lungo termine, quindi sono già pronto sin dato, se il mister mi chiama domenica sono subito pronto, anche perché mentalmente sono a 2000. Finalmente ci conosciamo, nel senso che si parla di te da dicembre, inizio dicembre, quindi è stata veramente lunga. Come mai una trattativa che ci ha messo così tanto a decollare poi è stata chiusa, credo, 2 ore prima delle 8 o giù di lì, insomma? Beh, sicuramente io sono partito con l'Alessandria a inizio anno, dove aver fatto, dopo che l'anno scorso ho fatto un grandissimo campionato, poi è cambiato, diciamo, il direttore sportivo con l'allenatore, hanno avuto le loro diciamo vedute, abbiamo avuto un po' di attriti, però avevo opportunità già a giugno di andare in altre situazioni, non ho preferito andare via e quindi sono rimasto lì per 6 mesi. Poi è nata la trattativa con il Lecco, dove l'Alessandria faceva un po' di opposizione, c'erano delle complicanze, però con il mio, come ho detto prima, con il mio volere di venire a tutti i costi in questa società e sposare il progetto, ha fatto sì che anche a 2 ore dalla chiusura del calciomercato mi ha permesso di venire in questa grande famiglia, che io reputo una grande famiglia. Conosci molto bene il mister, ti ha obbligato sabato a giocare in un ruolo che non è propriamente tu, ma l'ha spiegato le motivazioni già nel post Monza. Direi che per quello che ho visto io sabato sera, pur contro un avversario forte, ti innesti bene in questo tipo di schieramento sull'altro fronte del trio. Sì, diciamo che è stata un fulmine a ciel sereno, perché comunque giocando a destra, da centrale di destra, non l'avevo mai fatto, però ero, come ho detto prima, mi ero preparato già mentalmente, perché comunque c'era la possibilità, venendo che mancavano un sacco di difensori, quindi mi sono messo a disposizione, ho dato il massimo. Peccato che abbiamo incontrato la più forte dei 3 gironi, però il nostro campionato incomincia già da domenica, è una partita fondamentale, perché per noi ci permette, con la vittoria ci permette di fare un grande balzo in avanti. E infine una curiosità mia personale, da dove nasce il soprannome Divino? Me lo diedero a Foggia, perché comunque era un periodo, credo nel 2014-2015, quando abbiamo perso la finale col Pisa nei playoff, i tifosi lì a gran voce mi chiamavano Divino, perché comunque dicevano che in campo riuscivo a fare quel qualcosa in più che ti permetteva di vincere la partita, e da lì è rimasto questo. Poi sono andato a Piacenza, sono andato a Lecce, e lì questo soprannome, diciamo, è rimasto mio, però ti ripeto, poi lo devo sempre dimostrare in campo. Io sono pronto a dare una grande mano a questa società, perché se lo merita, perché ho visto che in una settimana neanche fanno dei grandi sacrifici, e noi dobbiamo ripagarli sul campo.